Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Funny Gamerick. Siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot con le missioni secondarie che sono apparse dopo aver terminato la storia principale, dopo aver sconfitto Majin Buu, Kid Buu per la precisione. Adesso ragazzi, ho fatto un po' di allenamenti prima di iniziare a registrare e adesso devo potenziare un po' di cose, un po' di abilità, ecco, di Vegeta. Sì, di Vegeta sì. Di Junior. Di Yanko. Riff. Questi che so. Esperto di attacchi speciali. Di Trunks. Che so si sì, attacchi speciali. Aspetta, sfera Genkidama X. Lo sostituisco con questo. Super sfera Genkidama X. Martello del drago, sostituisco con pugno del drago. Supervolo del drago, lo sostituisco con pugno martellante del drago. Super onda dell'aura ripetizione, lo sostituisco con ultra onda dell'aura ripetizione di Gohan. Kamehameha, lo sostituisco con super Kamehameha, ovviamente. Di Vegeta. Attacco Big Bang. Lo sostituisco con un super attacco Bing Bang. Super cannone Gallic, lo sostituisco con cannone Gallic spezza limiti. Qua gli metto a tutta potenza. Vediamo Junior. Super onda esplosiva. Lo sostituisco con super onda esplosiva definitiva. A posto. Siamo pronti ragazzi ad andare nella missione secondaria. Ma è da Mr. Satan? No, aspetta, non è da Mr. Satan, è la Caps Le Corporation. Entriamo alla Caps Le Corporation, vediamo. Si sente la voce di Bulma venire dal giardino. Quindi? Ma forse ci devo andare con Goku qui. Proviamo. Allora, intanto do della vita drink. Vabbè dai. Scegliamo Goku, vediamo. Si sente la voce di Bulma venire dal giardino. Eh sì, ma non ho capito con chi devo entrare qui. Vediamo con Gohan. Non ho capito. Ora c'entro così. Caps Le Corporation. Come ci devo entrare? Non si ci può entrare. Ci entriamo così. Ma. Sono felice di vederti. Bulma mi ha chiesto di mostrarti alcuni dati interessanti di cui siamo entrati in possesso. Li abbiamo raccolti dalla piccola navetta usata per fuggire dal pianeta Namek. La Capsule Corporation ha recuperato il velivolo e ha scoperto un particolare chip nel computer di bordo. Analizzando il chip abbiamo trovato molte informazioni sui proprietari di quella navetta, ovvero la Squadra Genio. Tuttavia c'erano anche i dati di un individuo misterioso. Stando alle testimonianze degli amici di Bulma, la Squadra Genio contava 5 membri.
Sul chip era presente un nome che non corrispondeva a nessuno di loro. Il nome è Bonju e sembra appartenere a una guerriera extraterrestre. Ah. Proseguendo l'analisi, qualche giorno fa siamo riusciti ad estrarre dal chip i dati sul suo aspetto, la sua voce e le sue abilità di combattimento. Però non sappiamo ancora quale fosse il suo reale livello di potenza. Così Bulma mi ha chiesto di contattarti, pensando che forse saresti stato disposto a darci una mano a scoprirlo. Abbiamo già inserito i dati di Bonju nel computer, nella sala di allenamento, quindi puoi affrontarla quando vuoi. Ricorda che i dati sono incompleti, quindi mancheranno alcuni elementi nella sua simulazione. Tuttavia, più volte l'affronterai e più riusciremo ad approfondire la nostra analisi. Il tuo aiuto sarebbe molto apprezzato. Ah. E quindi no, questa è la missione secondaria, non ho capito. Intanto voglio creare. L'esoscheletro, come si crea? Piedi, sterzo, motore, sedile. Ok, creiamolo. Cavalca robot, trofeo guadagnato. Ho costruito l'esoscheletro, così l'abbiamo pure. Così tanto per averlo, ragazzi. L'opzione addestramento speciale è stata aggiunta alla sala di allenamento. Seleziona questa opzione per affrontare la misteriosa guerriera Bonju. Se riuscirai a sconfiggerla, sbloccherai esercizi aggiuntivi ancora più difficili. Potenzi i tuoi personaggi e prova a completare tutte le prove. Ah, ed è questa. Un ex membro della squadra Ginyu, che eccelle nel combattimento tecnico e strategico. Ma chi è questa, ragazzi? Io la voglio affrontare. Così tanto per, ragazzi. Ma? Ma chi è questa? Non ho capito, che cazzo è? Cioè, è morta. Ah, perché è livello 40? Ma manco l'ho uccisa io. Abbiamo sbloccato l'emblema intanto. Ecco, qui è più forte. Livello intermedio. Vabbè, poi lo faccio. Perché ancora sono a 74. Che posa patetica. Basta, me ne vado da questa ridicola squadra. Che diavolo? Ex membro della squadra. Ma che spettacolo, non lo sapevo. Ma chi è questa? Non lo sapevo che c'era un altro membro. Non me lo ricordo, cioè non me lo ricordavo. O quantomeno non l'ho saputo, non lo so, ragazzi. Beh, intanto usciamo di qui. Ma perché mi dice sempre... Oh, ragazzi, poi vediamo. Andiamo a fare un'altra missione secondaria. Terra sacra di Corin. Abbiamo perso un po' di tempo. Ecco, ci sono gli indiani. Qui c'è un pezzo di storia. Dopo l'allenamento fatto per riuscire a sottrarre l'acqua divina a Corin, Goku riesce a sconfiggere Tao Pai Pai, ragazzi, guardate. Nel loro secondo scontro.
Ciao, papà, cerca di evitare la sconfitta fingendoti di arrendersi e sfruttando una distrazione di Goku per lanciargli una granata. Inizialmente sembra che le vili tattiche dell'assassino funzionino, ma Goku riesce. Vabbè. Ma Goku reagisce e rispedisce al mittente con un calcio alla granata lanciatogli da Tao Pai Pai. Questo me lo ricordo, ragazzi. La granata esplode in faccia all'assassino. Io? Eravamo da queste parti, così abbiamo deciso di venire a vedere la torre che Goku ha scalato. È così alta che non si vede la cima. Wow, solo a guardarla mi gira la testa. Credo che sia il caso di fare uno spuntino. Tieni, prendene un po' anche tu. Vediamo, ragazzi, questa missione. Che facciamo, padre? Che vi succede? Avete qualche problema? Cosa? Ma è impossibile, sei proprio tu, Goku. Certo che sono io. E voi chi siete? Nanto. Che fortuna, Goku. Sono io, Bora. E lui, Konnichiwa. suo figlio Upa. Tanti anni fa si è venuto in nostro soccorso. Ah, ma certo, mi ricordo di voi. Quanto tempo, mi sembra passato un secolo dall'ultima volta che ti ho visto. Hai ragione. Quindi avete vissuto qui per tutto questo tempo, eh? Suda. Noi siamo i guardiani di questa terra, così è sempre stato e così sarà sempre. Proprio così, ah. E perché quella faccia preoccupata? Ecco, purtroppo gli alberi della terra sacra di Korin sono stati colpiti da una malattia misteriosa. È impossibile vederla a occhio nudo, ma li sta divorando dall'interno. Oh, sembra un bel problema. Per quanto mi dolga ammetterlo, siamo inermi davanti a questa minaccia, se solo ci fosse una soluzione. Upa e Bora sembrano preoccupati, hanno detto qualcosa riguardo a una malattia degli alberi. Il solito Goku. ありがとうございます。Quindi ci aiuterai, Goku? Proprio come hai fatto l'altra volta? Vi aiuterò più che volentieri, ma in tutta onestà non ho idea di cosa potrei fare. E di solito quando non so che fare, chiedo aiuto a Bulma. Bulma è la ragazza che ho incontrato tanti anni fa a casa della veggente Baba, vero? Proprio lei, hai un'ottima memoria. Beh, era una persona piuttosto particolare. Comunque sia, andrò subito a parlare con Bulma. Voi aspettatemi qui. ありがとうございます。 Va bene, grazie infinite. Vai verso Capsule Corporation, va bene. Chiedi consigli a Bulma usando Goku. Ma dov'è? Ah, Goku. Ehi, Bulma. Parla del problema alla terra sacra di Korin, sì. Goku riferisce a Bulma tutto ciò che sa sul problema della terra sacra di Korin. E questo è quanto, che ne pensi? Penso che tu venga da me ogni volta che non riesci a risolvere un problema con i pugni, non è così? Scusa, per me è una seccatura occuparmi di cose del genere. E credi che io invece mi diverta? Inizi proprio a darmi sui nervi. Su, allora, che ne dici? Credi di poter fare qualcosa? Ovvio, non dimenticare che stai parlando con un genio. Nonostante la tua spiegazione confusa e sommaria, posso dire che quegli alberi soffrono di una grave forma di avvizzimento. Somministrando loro uno speciale farmaco fitosanitario, torneranno rigogliosi in men che non si dica. Grandioso, e tu puoi preparare quel farmaco fitocoso? Fitocoso? Non è così semplice, è una malattia inusuale. E la cura richiede una pianta altrettanto rara, il muschio curativo. Quel muschio è molto ricercato dai collezionisti per via del suo aspetto iridescente, quindi non si trova in vendita molto spesso. Odio dirlo, ma stavolta potrebbe essere un'impresa impossibile. Ah. Oh, quindi ci serve quel muschio raro. Lo dirò a Bora e Opa. Vedremo, ragazzi. Questo è quanto mi ha detto Bulma. Voi l'avete mai sentito? No, purtroppo. E tu, padre?
Sfortunatamente neanche io ho mai sentito nominare quel muschio. Se non possiamo acquistarlo, temo che non riusciremo a impedire la morte di questa terra. Dobbiamo accettare la sconfitta. Deve pure esserci un modo. Ah, perché Dove sono? non proviamo a chiedere consigli alla veggente Baba? Magari lei sa dove trovare del muschio curativo. Ah, ottima idea, lasciate fare a me. Vado subito dalla vecchia Baba. Vediamo, non è facile trovare l'aura di Baba. Ah, eccola, bene. Che succede? Ciao vecchia Baba. Avrei una cosa da chiederti. Purtroppo non ho denaro con me, ma pensi di potermi trovare un avversario forte? Questo puoi farlo gratis, giusto? Mi spiace, ma non posso. La mia sfera di cristallo è stata rubata. Eh? Ma non è quella. Ci sei giusto seduta sopra, non vedi? Ah, stai invecchiando anche tu. Imbecille, non sto parlando di questa sfera. Quella che mi è stata rubata è una sfera di cristallo nuova di Zek che avevo appena acquistato. Questa è la mia vecchia sfera, ormai è logora e galleggia a malapena. A me non sembra così malmessa. Se è così vecchia, perché non ne usi una nuova? Mi prendi in giro? Ti ho appena detto che quella nuova è stata rubata. Ah, giusto. Ma tu sei capitato proprio al momento giusto, una vera fortuna. Goku, andresti a recuperare la mia sfera di cristallo? Vuoi che vada a riprenderla io? O se lo faccio mi darai una mano con il mio problema? Affare fatto. Benissimo, aspettami qui, ti riporterò la tua sfera in un baleno. Posso provare a cercarli, ma con questo rudere al massimo potrò indicarti la direzione che hanno preso. Oi 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 oi. Quei criminali sono già riusciti ad arrivare così lontano. Ok. Baba, torno subito. Bene, non deludermi, Goku. Recupera dai ladri la sfera di cristallo della veggente Baba. Da questo lato. Eccoli. Bel lavoro, capo. Ottimo piano. Presentarsi a chiedere un finto oracolo. E con la sfera di quella vecchia strega, tutti i tesori del mondo saranno nostri. Da ne. Io potrò finalmente ritrovare il mio gattino perduto, Baffetto. Ehi, siete stati voi a rubare la sfera alla vecchia Baba? Capo, abbiamo compagnia. Datemi la sfera e non vi farò niente. Ma pensi che te la consegneremo così facilmente? Illuso. Vabbè, sti minchia di robot. Ti presento il nostro asso nella manica, il ladro robot. È un potentissimo concentrato di tecnologia al servizio del crimine. Sul serio, se è davvero così forte, vuoi assolutamente affrontarlo. Per caso ti manca qualche rotella? Non importa, scordati di riavere la sfera, fatelo fuori. Affrontiamoli subito. Così. Il primo Super Saiyan, dai. Oh, è gigante!
gigante, ragazzi. La sfera di Majin Buu, amore. Che delusione, non era forte per niente. Ah, è sconfitto l'altro robot. Questo non scherza. Allora, che vogliamo fare? Ah, volevi la sfera di cristallo, giusto? Tieni, prendila pure. Noi l'avevamo presa solo per controllare se funzionasse bene, no? Ah, proprio così, eh. Sì, vabbè. L'abbiamo anche lucidata alla perfezione. Ottimo, non resta che riportarla alla vecchia papa. Maledizione, quel mosso è apparso da nulla proprio quando stavamo per arricchirci. Se in giro c'è altra gente così forte, credo proprio che la smetterò con i furti. Hai riportato la nuova sfera, che finalmente iniziavo a pensare che non saresti più tornato. Se non mi fido a leggere, ragazzi. Sì, è proprio lei. Ora che hai recuperato la tua sfera, puoi aiutarmi? Giusto, una promessa è una promessa. Cosa posso fare per te? Sto cercando una cosa chiamata muschio curativo. So che è parecchio raro. Pensi di potermi dire che dove trovarne un po'? Certo che sì, aspetta qui. Il muschio che cerchi cresce nel cuore di questa selva. A posto. Grandioso, grazie mille Baba. Vado subito a prenderlo. Bene, trova il muschio curativo. È questo? Questo muschio luccica tantissimo. Deve essere lui, per forza. Perfetto. Bene. Ora che ho il muschio posso tornare da Bulma. Bulma. Oh, sei tornato. Hai trovato il muschio curativo? Sì, eccolo qua. Hai dato il muschio curativo a Bulma, bene. Ah, ma è bellissimo. Sei sicuro di volerlo usare per la medicina? Vendendolo potresti diventare incredibilmente ricco. Va bene così, non mi interessa avere tanti soldi. Sapevo che l'avresti detto. Allora mi metto subito al lavoro per preparare il farmaco. Pazienta un po', ok? Ho finito, vedi di non farlo cadere. Questo intruglio vale una fortuna. L'anti-avvizzimento. Grazie, Bulma. Quindi ora lo porterai a Upa? Sì, così la foresta sarà salva e Upa tornerà a sorridere. Certo che tu ti fai sempre in quattro per pur di aiutare gli altri. Dici? Sì, sei sempre stato così. Oh, in realtà non ci ho mai pensato. Sei veramente spensierato. Vado, a dopo. Opa, eccomi, ho la medicina. Oh, grazie infinite. Hai dato l'antiavvizzimento, bene. Quindi usando questo potremo salvare la foresta, giusto? Sì, la proveremo tra poco. Perfetto, ragazzi, completato. Abbiamo sbloccato gli emblemi. Ma per questo farmaco... Vabbè, così sembra. Accidenti. Non importa quanti anni ci vorranno, ti ripagheremo sicuramente. Ripagarmi? Non ce n'è bisogno. Non mi dovete soldi o altro. Ma... ora che è tutto risolto, sarà meglio che vada. Chiamatevi... se avete ancora bisogno di aiuto. Chiamatemi, forse volevano scrivere. Vabbè, ci vediamo. Ci ha dato una cosa così preziosa senza alcuna esitazione. E ha detto che non gli dobbiamo nulla. È una persona straordinaria. Goku ha ancora uno spirito puro, proprio come tanti anni fa.
Ce la metterò tutta anch'io per non deluderlo. Upa e suo padre sembravano davvero sollevati. Questione risolta, che bello però ragazzi. Vediamo adesso quale missione secondaria dobbiamo fare. Beh, sì. Ancora ce n'è assai. Andiamo nell'arena del torneo mondiale. Guardate ragazzi, ma questa non è una statua di Junior. Ma... L'ho visto da poco, sai? Come sarebbe a dire? Chi? Sono sicuro che lo sai. Il grande mago che tanti anni fa ci ha terrorizzati tutti al torneo mondiale. Tremo solo al solo pensiero di cosa potrebbe succedere se tornasse. Ho pensato a come usare il mio talento di scultore per dare una mano. Ecco perché sto facendo questa statua come monito. Cioè, guardate ragazzi. E se mi scelgo Junior? Tu, cioè, voglio dire, chi sei? Questa è una scultura per onorare la tua grandezza. Lunga vita Junior, non sterminarci, ti prego. Che spettacolo, ragazzi. Vabbè, comunque, andiamo in questa missione secondaria. Sono arrivato, ah, da Baba. Ci vorrebbe un altro bel combattimento da vedere per tirarmi su di morale. Scommetto che Goku sarebbe sicuramente interessato. Dobbiamo usare Goku, ragazzi. Diamo un super curacolo. Anzi, aspetta. Ecco, ci mancano qui le cose. Ciao, vecchia Baba. Di nuovo, l'abbiamo vista poco fa. Cosa ti serve stavolta, Goku? Vuoi affrontare un altro combattente dell'altro mondo? Ancora queste richieste assurde. Non ti è rimasta molta gente da sfidare, magari dovresti smetterla. Vai dalla veggente Baba e chiedile se può trovarti altri guerrieri dall'altro mondo con cui allenarti. Coppia pura. Vuoi assolutamente affrontare qualche potente guerriero dell'altro mondo? Non ti è rimasto molto... Ah, di nuovo. Neanche per sogno. Allora avevi già in mente qualcuno? Vediamo un po', sì. Che ne dici di Boo? Boo? Sì, quello piccoletto è fortissimo. Ho chiesto a Re Enma di farlo reincarnare, ma visto che non è ancora successo, vorrei approfittarne per affrontarlo di nuovo. Che razza di ragionamento. E va bene, parlerò con Re Enma e vedrò cosa si può fare. Grazie. Poco dopo. Allora, Baba, com'è andata? Mi dispiace. Cosa? Ma ha detto di sì. Eh? Non dovresti scherzare così. Ma che scherzo, prova a metterti nei miei panni per una volta. Tranquillo, andrà tutto bene. Allora, dov'è Boo? Ovviamente non possiamo farvi combattere qui. Quindi, per quanto mi sembri assurdo, potrei affrontarlo di nuovo nella terra di dei Kaio. È già tutto pronto. Puoi andare anche subito. Oh, perfetto. Grazie, vecchia Baba. Vado. Vai verso la terra dei Kaio. Ok, ragazzi. Dobbiamo affrontare di nuovo Majin Buu. Terra dei Kaio.
Dov'è? Eccolo. Ed è morto con l'aureola. Oh oh. Da quanto tempo, Boo? Spero che tu sia pronto. Che pazzo, Goku. Aspetta, trasformiamoci. Ci passiamo di livello 3. Così di nuovo con la sfera, ragazzi. Però trasformiamoci in secondo livello, perché il terzo livello spreca troppa energia, troppa aura, ragazzi. Finisce subito. Che cavolo. Così, con lo scontro. Attenzione. Che cavolo. Oh! Ma che mossa è? Non l'ho preso. Ma che cazzo? Però fortissimo. Ragazzi, ci trasformiamo in terzo livello, che non basta.
forte con il secondo livello. Solo che consuma troppa aura il terzo livello, raga. Che cavolo! Mi sta sprecando tutti gli oggetti. No, l'ha schivato. Secondo livello. Lo schiva sempre. Dai! Così. E che cavolo! Oh! Finalmente. Ho sprecato un casino di oggetti, ragazzi. Finalmente contro di te è sempre uno spasso. Combattere contro di te è sempre uno spasso. Non vedo l'ora di rifarlo quando rinascerai. Oh, a quanto pare ti sei divertito anche tu. Beh, ci vediamo. Cioè, assurdo, ragazzi. Goku si diverte a combattere sempre. Spero proprio che Buu si reincarni presto e che diventi ancora più forte. Che poi so, ricordo che è uscito un DLC, ragazzi. È uscito un DLC di Hoop, ragazzi, l'incarnazione di appunto Majin Buu, il ragazzino di colore. Allora, qui c'è una missione, quanto ho capito, una promessa da mantenere. E noi andiamo a vedere subito a che siamo qua. Cos'è? Non lo so se è comparsa adesso questa missione. Ehi là. Ma che ehi là? Io e te dobbiamo fare quattro chiacchiere. Eh? Oh, non so cosa voglia, ma sembra parecchio arrabbiato. È per qualcosa che ho fatto o che non ho fatto? Non dimmi che hai dimenticato la tua promessa quando hai intenzione di mantenerla. Ah, quando ha detto di che gli doveva portare una ragazza.
Promessa? Hai detto che mi avessi fatto avere un appuntamento con una bella donna. Ecco, ragazzi. Ah, ops, me ne ero completamente dimenticato. Ecco, forse hai frainteso. Oh, vuoi dire che hai mentito a un Kaioshin? Allora credo che dirò a Renma di sbarazzarsi del tuo corpo quando morirai. Cosa? Non puoi farlo, senza corpo non potrai più combattere. A questo, a lui interessa questo. Il vecchio Kaio vuole che Goku mantenga la promessa fatta durante lo scontro con Boo. Una promessa da mantenere. Ok, ho capito, aspetta qui. Sono nei guai. Devo andare a parlare con Bulma. Ehi, Bulma. Ciao Goku, posso aiutarti? Beh, ecco. E questo è tutto. Allora pensi che potresti concedere un appuntamento al vecchio Kaio? Certo che no. Perché no? Non è poi così tremendo. Allora perché non lo chiedi a Kiki? Sua moglie, infatti. Se lo facessi mi ucciderebbe, ti prego. Ah, non c'è, non gliene frega niente. Sei davvero una piaga, lo sai. E va bene, se mi aiuterai ci penserò. Davvero? Portami tutte le sfere del drago. Tutto qui? Va bene, farò in un lampo. Ci conto. Ah, devo trovare le sfere del drago, ragazzi. Ciao, Dragon Ball, attenzione. Vabbè, facciamolo. Casomai ve lo taglio nel video, ragazzi, che prendo le sfere. Perché è un po' una rottura. Ma più che una rottura, cioè devo raccoglierle tutte e sette, No, con quegli adesioni ho chiesto raga. Non no. penso sia il caso di farvi vedere che le raccolgo tutte, ecco. Aspetta ragazzi, questo ve lo faccio vedere però, è un pezzo di storia. Il radar del drago indica che la successiva sfera del drago si trova in fondo al mare, quindi Goku e gli altri si preparano a un viaggio subacqueo. Ecco dove si vedono questi robot. Vengono attaccati dall'esercito del Red Ribbon, il fiocco rosso, ma riescono a sfuggire in una grotta sottomarina che si rivela essere un covo di pirati abbandonato. Il gruppo riesce a uscire dal covo, superando le trappole piazzate lungo il percorso e persino un robot programmato per eliminare gli intrusi. Ragazzi, mi viene troppo voglia di guardarmelo dall'inizio. Ok ragazzi, abbiamo trovato l'ultima sfera. Adesso siamo pronti ad andare da Bulma. Ecco, bene, ora posso tornare da Bulma. Raptus la Corporation. Siamo tornati. Consegna le sfere del drago. Ho recuperato tutte le sfere. Davvero? Hai fatto in fretta? Grazie, lo apprezzo molto. Allora, per cosa le vuoi usare? Credo che ultimamente mi siano spuntate delle rughe. Pensavo di chiedere una pelle più giovane. Ah, per questo. Cosa? È questo che vuoi chiedere a Sharon? Che problema c'è? Userò gli altri desideri per fare beneficenza. Ah, adesso uscirai con il vecchio Kaio? Scordatelo. Ma cosa? Ma l'avevi promesso. Ho detto che ci avrei pensato. Uffa. Tranquillo, ho pensato a una soluzione, sta a sentire. Ecco. Che bello vederti. Cosa fa, scusa? Intanto abbiamo sbloccato l'emblema del vecchio Kaio. Va bene, andiamo subito a Sodo. Andare a Sodo? Non vuoi un bacio? Davvero?
Va bene, vediamo di sbrigarci. Secondo me questo è Pual, ragazzi. E lo scoiattolo di Yanko. No, non già Ah tu. no, è Oscar, è il maialino. Ah no, è finito il tempo. Oh, tu hai cercato di ingannarmi. Mi dispiace, ma la vera Bulma non era disponibile. È così. Come osi prenderti in giro del più anziano dei Kaioshin? Non ti perdonerò mai più. Mai. Te l'avevo detto che non avrebbe funzionato. Portami via da qui. Sì. Scusa ancora, vecchio Kaio. A presto. Ehi, torna qui. Non dimenticarti la promessa. Voglio dire, anch'io ho fatto le promesse avventate a Bulma per togliermi dai guai. Però il nonnetto era proprio arrabbiato, vero? Sì, e non lo biasimo. Ho trovato, la prossima volta gli porterò un bel pranzetto. Sono certo che lo tirerà su. Se lo dici tu. Intanto saliamo di Ancora, livello, scorreggi ragazzi. Facciamo mattaso. un'altra missione secondaria, ragazzi. Vediamo a Satan City. Sono proprio nei guai. A chi potrei chiedere aiuto? Ah, giusto, a Gon, l'amico di Videl. Se esiste qualcuno che può togliermi dai pasticci, quello è lui. E allora devo prendermi. Devo usare Gon. Ciao. Oh, Gon, meno male che sei qui. Satan, ancora, ne voglio ancora. C'è qualcosa che non va? Beh, Boo è sempre stato un mangiona, ma oggi sembra addirittura più affamato del solito. Ho dovuto chiedere ai miei cuochi di fare gli straordinari. Di più, sembra non avere fondo. Non riesco a trovare qualcosa che lo soddisfi. Gon, puoi darmi una mano? Ma Cimbu vuole qualcosa di buono da mangiare, procurati del cibo e cerca di soddisfare il suo palato. L'insaziabile Bu. Ho capito. Allora, cosa vorrebbe mangiare? Qualcosa di buono. Non basta. Qualche idea, Mr. Satan. Dice solo che vuole mangiare qualcosa di più buono. Non so a cosa si riferisca, ma mangia qualsiasi cosa, basta che sia fresca. Qualcosa di fresco, eh? Ultimamente ha divorato un sacco di pesce, quindi qualcosa del genere dovrebbe andare bene. Bene, allora vado a recuperare qualche ingrediente. Inizierò pescando un bel pesce succulento. Ok. Pesce grande. Possibile mai che non l'abbiamo il pesce grande. Vediamo dove si può pescare. Qui. Non so se ste missioni. No, penso che terminano. A quanto pare. Finisco le missioni e ne compaiono altre. Non so, ragazzi. Prendiamo sto pescione. Questo? Sì, l'ho trovato. Subito. Meno male. Ottimo, ora devo solo portarla a Mr. Satan. Qui. C'è pure il cane, ragazzi. Il problema
che poi su Dragon Ball Super questo cane cresce, è cresciuto. Ho portato il pesce fresco. Perfetto, i miei chef lo prepareranno immediatamente. Che buono. Meno male, sei soddisfatto adesso? Ancora, ne voglio ancora. Non ci posso credere. Scusa tanto, Gohan. Non c'è problema, ma mi chiedo cosa possa accontentarlo. Magari non è un problema di qualità, ma di quantità. Forse preparandogli un banchetto completo potremmo calmarlo. Un banchetto completo. Potrei chiedere consiglio a mia madre. Un banchetto completo, eh? Quindi neanche gli chef professionisti di Mr. Satan riescono a risolvere la questione. Non ne sono sicura. Un momento, ho una ricetta. Una ricetta? Sì, l'ho ricevuta molto tempo fa da una mia vecchia conoscenza. Richiede ingredienti di primissima qualità, quindi non sono mai riuscita a provarla. Però scommetto che un pasto così ricco riuscirà a soddisfare perfino l'appetito di Boo. Aspetta qui, ok? Kiki prende degli ingredienti in casa. Pensi di potercela fare, mamma? Credevo di sì, ma a quanto pare mi manca qualcosa. Non c'è problema, dimmi di cosa hai bisogno e te lo andrò a prendere io. Bravissimo, appena mi porterai tutto mi metterò all'opera. Allora, cosa ti serve? Vediamo. Riso brillante, carne di cervo dorata. Ma forse ce l'ho, ragazzi. Questo dovrebbe essere tutto. Perfetto, cercherò di fare più in fretta che posso. Raccogli gli ingredienti necessari e portali a Kiki. No, mi manca la carne di dinosauro malezzata. E vabbè. Dove minchia la trovo sta carne di dinosauro malezzata? Potrei provare qui. Qui c'è un dinosauro, vediamo se è questa carne. Speriamo che sia questo dinosauro. No, però minchia sti cosi. Sti cosi che mi assicutano, non li sopporto. Non mi dovete assicutare, andatevene. Amor mio. Damoni, non ti arrabbiare, fatti uccidere. Ok, vediamo un po'. Sì, carne di malezzata. Carne di dinosauro malezzata, perfetto ragazzi. Ok, siamo di nuovo da Kiki. Koko de mata otousan to issho ni kuraseru nante yume mitai da na. Ganbaru da zo. Consegna gli ingredienti. No. Ho preparato un banchetto completo e tutto dentro questa capsula. Perfetto, ti lascio la ricetta del banchetto, così se vorrei che lo prepari di nuovo dovrai solo portarmi gli ingredienti. Grazie infinite, mamma. Perfetto, andiamo da Boo. Ah, già così, a posto. Allora? Sì, questo lo farà felice. Di chi stai parlando? Il cane. Boo ha dato il cibo al cane. Ma che cazzo? L'ha dato tutto a cucciolo. Ti piace? È buono, vero? Lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Cioè, gliel'ha data al cane, ragazzi. Ah, bene, bene. Puh, ma allora? Vuoi dire che hai mangiato tutto quel cibo solo per trovare quello che piaceva a cucciolo? Ah, sì, e adesso sono pieno. Puh, mi sei stato di grande aiuto, Gohan. Mi fa piacere saperlo. Boo e cagnolino sembrano molto felici. Thank you. Ah, hai trovato dell'ottimo cibo. Sei gentile. Mi piace. Perfetto, ragazzi. L'abbiamo completato.
Abbiamo sbloccato anche questi emblemi. Eh sì. Però guardate ragazzi, mi sta dando c'è pure la piscina. Ormai sei diventato un vero uomo, figlio mio. Ho ancora molto da imparare, papà. Perfetto. Andiamo nell'altra missione secondaria che c'è qui. Ma secondo me è di nuovo quella che sta venendo attaccata dai Cybermen. Ah, aiuto. Per favore qualcuno mi aiuti. Sì, sì, secondo me è di nuovo quella. Ecco raga, è sempre che l'attaccano, sempre lei. Salvala per l'ennesima volta. Andiamo. Aggressione infinita. Spero che questa sia l'ultima volta. Ora ve la vedete con me, fatevi sotto. Oh sì. Si è tolta la potenza liberata. Così. Ora è tutto a posto. Grazie. Sta diventando una specie di appuntamento fisso ormai. In effetti. Sapevo che saresti arrivato, Gohan. Mi hai salvato la vita ancora una volta. Salve. È bello rivederla. Ah, sai una cosa? Credo di essere pronta per gettare la spugna. Cosa vuol dire? Tu vieni sempre in mio aiuto quando sono in pericolo, giusto? Come ricompensa ti regalo ingredienti e ricette, così i miei piatti diventeranno conosciuti in tutto il mondo. Non fraintendermi, io adoro cucinare, ma so anche che è importante trasmettere ciò che ho imparato. E credo che essere stata aggredita e poi salvata così tante volte mi abbia permesso di farlo. O almeno voglio pensarla così. Wow, lei ama davvero tanto cucinare. Sono quasi grata per essere stata assalita così tante volte. Beh, ormai sai già come funziona. Ecco i tuoi ingredienti e le tue ricette. Ramen paradisiaco. Grazie. Usale bene, chiaro? Questa signora è davvero un bel tipetto. Non c'è dubbio. Ok. Ok ragazzi, credo che possiamo fermarci qui. Vediamo quante missioni sono rimaste. Qui non ce ne sono più, credo. E ancora ragazzi, ne abbiamo di missioni secondarie. 1, 2, 3, 4. Poi ci sono anche questi due. Non lo so ragazzi se nel prossimo video farò tutte queste missioni secondarie o magari ci sarà un quarto video. Cioè sono davvero tante, che forse ne spuntano pure altre. Non so ragazzi. Vabbè, lo scopriremo presto ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.